La situazione tra Square Enix e IO Interactive ha fatto molto discutere nelle ultime settimane. Il colosso giapponese ha infatti deciso di interrompere ogni rapporto lavorativo con la software house danese, mettendo in serio dubbio il futuro di IO e delle sue proprietà intellettuali, a partire da Hitman, recentemente tornato alla ribalta con un nuovo capitolo suddiviso in 6 episodi, usciti nel corso di tutto il 2016. La raccolta completa è stata poi rilasciata su console all'inizio del 2017. I motivi che hanno spinto Square a rompere gli accordi con i danesi sono principalmente di natura economica. Per il suo futuro, la casa di Final Fantasy ha infatti deciso di concentrare tutti i suoi sforzi e le sue risorse sui brand e gli studi principali, e sfortunatamente IO Interactive non rientra tra questi. Molti fan si sono detti sinceramente preoccupati per il futuro del carismatico Agente 47, poiché il rischio di un'interruzione definitiva della serie Hitman appariva tristemente concreta, nonostante i lavori sul nuovo titolo, la seconda stagione, fossero già a buon punto. Proprio in questi ultimi giorni la situazione si è definitivamente sbloccata. IO Interactive ha infatti confermato di essere ufficialmente divenuto uno studio indipendente e di aver mantenuto tutti i diritti sulla serie di Hitman. Ciò apre a molte nuove possibilità per questa popolare saga iniziata su PC nel lontano 2000. In particolare ci si chiede se gli autori vogliano proseguire con la distribuzione a episodi per il nuovo capitolo, il proseguo della prima stagione vista lo scorso anno. L'ultimo Hitman è stato nel complesso un prodotto interessante, ma non impeccabile. La distribuzione episodi ci ha mostrato, nel corso dello scorso anno, un prodotto dalla qualità altalenante. A fronte delle prime due parti di gran valore, il proseguo ha lasciato spazio a episodi sottotono e poco coraggiosi. Un lungo e brusco passo indietro, riscattato però da una magistrale conclusione rappresentata dalla missione in Giappone, uno dei punti più alti mai toccati dall'intera saga dell'Agente 47. Lascia perplessi questa altalena qualitativa, non aiutata da un'intelligenza artificiale dei nemici spesso sottotono e che ha reso poco credibile il proseguo degli incarichi. A salvare però la produzione, portandola a livelli qualitativi decorosi, ci pensano il gran numero di contenuti e sfide da completare, una difficoltà ampiamente personalizzabile che può regalare momenti altamente impegnativi e coinvolgenti, oltre alla grande varietà in termini di level design e di approccio agli incarichi. Tutti questi aspetti positivi, una volta sommati, vanno a totale beneficio della rigiocabilità, che tocca vette impressionanti grazie soprattutto ai contenuti generati dagli utenti e dagli impegnativi bersagli elusivi. Per questo motivo, nonostante qualche ombra di troppo, l'ultimo Hitman merita di essere giocato, pur non essendo all'altezza dei migliori esponenti della serie. Per il seguito, dunque, ideale sarebbe ripartire dagli errori commessi con l'ultimo titolo. Se davvero si vuole proseguire con la distribuzione episodi, sarebbe il caso di rendere quanto più omogenea la qualità degli stessi, evitando di alternare episodi molto ispirati ad altri che trasmettono invece la sensazione di essere stati realizzati in fretta e furia. Forse l'ideale sarebbe abbandonare del tutto questa impostazione per tornare a una produzione più classica, da lanciare sul mercato già completa sia in edizione fisica che digitale. Difficile che gli sviluppatori seguano questa strada, considerato che lo sviluppo della seconda stagione già procede da diverso tempo, ma ora che il team è indipendente è lecito attendersi di tutto. Forse ne sapremo di più già nelle prossime settimane, pertanto restiamo in attesa di ulteriori notizie da parte di IO Interactive.